Benvenuti a The Art of Accessorizing, dove esploriamo il mondo della moda e dello stile. Oggi esploreremo il mondo affascinante dei cappelli di moda in Italia. Dalle imponenti Dolomiti alla soleggiata costiera amalfitana, l'Italia è un paese noto per la sua ricca storia, paesaggi mozzafiato e, naturalmente, la sua moda iconica. E quando si parla di cappelli, l'Italia è davvero il paradiso degli amanti dei cappelli. Ci dirigiamo a Roma, dove incontriamo Mario, un cappellaio locale. I cappelli non sono solo un pratico accessorio per la protezione solare, sono un distintivo di stile e raffinatezza. Nella terra della dolce vita, i cappelli vengono indossati con eleganza, aggiungendo un tocco di je ne sais quoi anche all'outfit più banale. Mario, per favore raccontaci un po' della storia, della cultura e della passione che porta alla creazione di questi magnifici copricapi. Nelle pittoresche città della Toscana e dell'Umbria, i produttori artigianali di cappelli mantengono vive tradizioni secolari di artigianato e innovazione. Pensi agli iconici produttori di cappelli italiani, come Borsalino, che da generazioni realizzano squisiti cappelli. I loro cappelli non sono solo funzionali, ma opere d'arte che riflettono la bellezza e la passione dell'anima italiana. Dai morbidi cappelli Panama in feltre della costiera amalfitana, agli eleganti fedora del quadrilatero della moda di Milano, ogni cappello in Italia racconta una storia di tradizione, artigianato e amore per la vita. Che tu stia passeggiando per le pittoresche strade di Firenze o sorseggiando un espresso in un vivace bar di Roma, un cappello ben scelto può trasportarti in un mondo di dolce vita, dove ogni momento è intriso di gioia, bellezza e un pizzico di dispettono. Quindi non aver paura di fare una dichiarazione con il tuo cappello. Lascia che il tuo cappello rifletta il tuo spirito unico e la tua gioia di vivere. In Italia il cappello non è solo un accessorio, ma uno stile di vita. E chi lo sa? Potresti anche dare vita a una tendenza e diventare la prossima grande novità della moda italiana. La nostra prossima tappa è Firenze, dove incontriamo Maria, una stilista. Maria, dici come scegliere il cappello perfetto. L'umile cappello è un elemento fondamentale di ogni guardaroba elegante. Ma scegliete quella sbagliata e rischiate di sembrare un gangster degli anni 20. Non temere, caro ascoltatore, perché sono qui per guidarti attraverso il campo minato della modisteria e aiutarti a trovare il cappello perfetto per la forma del tuo viso e il tuo stile personale. Per prima cosa parliamo delle forme del viso. Abbiamo tutti forme del viso diverse e ognuno richiede un tipo specifico di cappello per valorizzarlo. Ad esempio, se hai un viso tondo, ti consiglio di scegliere un cappello con un po' più di struttura e definizione. Un cappello fedora o un berretto da strillone faranno il trucco bene. D'altra parte, se hai un viso lungo e stretto, puoi farla con un cappello più rilassato e flessibile, come un panama o un cappello da barca. Questi sono ottimi consigli, grazie mille Maria. Ora parliamo dello stile personale. I cappelli non sono solo funzionali, sono anche un pezzo distintivo. Allora pensi al tipo di atmosfera che vuoi emettere. Vuoi apparire elegante e curato, come un uomo d'affari degli anni 50. Scegli un fedora elegante in feltro nero. O vuoi sembrare rilassato estive? Un cappello di paglia dei colori vivaci, a tesa larga, è la soluzione migliore.
La nostra prossima tappa è Milano, dove incontriamo Domenico, un designer di cappelli. Domenico, parliamo delle diverse tipologie di cappelli disponibili. Ci sono così tante opzioni là fuori che può essere difficile fare una scelta. Non temere, sono qui per guidarti attraverso il processo. Cominciamo dai classici, fedora, berretti da strillone e panama. Sono stili intramontabili che non passano mai di moda. Poi ci sono opzioni più moderne, come berretti, perfetti per un aspetto più casuale. E non dimentichiamoci dei cappelli da sole, che sono certa popolari nei mesi estivi. Interessante. Ora, potrebbe darci alcuni consigli da prendere in considerazione quando si compra un nuovo cappello? Prima di tutto, assicurati che sia della taglia giusta. Non vuoi che sia troppo stretto o troppo largo. E in secondo posto, giochi con diverse angoli e posizioni, finché non ne trovi una che si adatti alla forma del tuo viso e al tuo stile personale. Per esempio, se hai una faccia rotonda, prova a inclinare leggermente il cappello da un lato per creare una silhouette più definita. Ecco qua, miei cari ascoltatori, con questi suggerimenti e trucchi sarai sulla buona strada per trovare il cappello perfetto per la forma del tuo viso e il tuo stile personale. Ricorda, i cappelli non sono solo funzionali, sono anche un pezzo di dichiarazione. Quindi scegli con saggezza e fai in modo che abbia valore. Grazie per essere stato con noi oggi. Se ti è piaciuto questo episodio, seguici e attiva le notifiche per unirti a noi la prossima volta per un altro viaggio nel cuore della bella Italia.